L'Ordine degli Architetti di Piacenza tira le somme dell'attività del suo Consiglio nei primi 9 mesi di mandato che hanno coinciso con l'entrata in vigore della riforma della professione. Obiettivo dare contributi efficaci al dibattito urbanistico di Piacenza. Per una città hanno fermato i professionisti presenti più verde e ordinata. Per farlo buona parte delle quote sono state investite in iniziative culturali. In quest'ottica, tra i principali obiettivi c'è Expo 2015 e in particolare nei piani dell'Ordine ci sono un progetto internazionale turistico sul percorso di San Colombano da avviare già a giugno a Bobbio e un punto informativo da creare per tutta la durata della manifestazione in Piazza Sant'Antonino. Un punto informativo su Piazza Sant'Antonino, vediamo se riusciamo a organizzare il punto informativo, se ne occupa l'architetto De Benedetti e soprattutto il percorso di San Colombano che inizierà per noi Piacenza con il 20-21 di giugno, il 20 Piacenza e il 21 a Bobbio, che poi proseguirà nel 2015 per fare appunto una sorta di concorso addirittura internazionale con i colleghi di Francia, Irlanda, Inghilterra e Svizzera per avere questo punto turistico di riconoscimento sul percorso di San Colombano. Nel frattempo alla guida della Fondazione Architetti di Parma e Piacenza è stato nominato il piacentino Andrea Barbieri. Il Consiglio ha promosso la nascita di un'associazione Archipiace con finalità ludiche e sportive che intende organizzare a fianco della Placenza Half Marathon il campionato italiano di mezza maratona ad allargare a tutte le figure tecniche del mondo del lavoro. Infine quest'anno resterà inalterata la tassa di iscrizione e sarà garantito gratuitamente il conseguimento dei crediti formativi richiesti.